Le lingue straniere per molti di noi sono un problema, eppure l'Europa con ben 23 lingue e oltre 60 idiomi regionali ha rappresentato un vero tesoro per tutti quelli che hanno deciso di diventare traduttori, interpreti e linguisti. Per esempio, la scusa più comune è quella di dire non ho possibilità di fare pratica. You don't understand? I wanna do piss on my plate. Ehi tu, da quanto tempo pratichi l'inglese? Ehi, che ci sei rimasto di pietra? Secondo l'Eurobarometro, a parlare una seconda lingua è poco più della metà degli europei. A cavarsela meglio, Lussemburgo, Slovenia e Lettonia. Let's go! Gli italiani, come al solito, sono agli ultimi posti delle classifiche, sono quelli che studiano meno le lingue, viaggiano meno dei loro colleghi. Ma se veramente Erasmus, Chatroom, Internet non dovessero bastare, c'è chi ha pensato di programmare delle serate linguistiche molto speciali, simili allo speed date. Entriamo e andiamo a vedere. Extreme language exchange is a language exchange between Italians and English speakers. It lasts for 10 minutes for a conversation, 5 minutes in English, 5 minutes in Italian, and then you switch partners. Yeah, from the beginning it has been very successful. There's normally we have about 40 people coming each week, but at times we've had over 70. There seems to be a lot of new people coming all the time and a lot of regulars that keep coming. So it's very good. Andy, e come è nata quest'idea? A language exchange, a one-to-one, for an hour, 2 hours, it's very difficult. And after having speaking to a Spanish friend of mine who told me about speed dating he was going on, I thought the two ideas kind of went quite well together. And so basically that's how Extreme Language Exchange was formed in 2009. Okay, adesso andiamo a chiedere a qualcuno prima dell'Extreme Language. Why did you come here? I wanted to learn Italian a little bit better than I already do. Tonight I hope to learn just to be functional more or less in Italian, to learn how to say hi, hello, my name is, to buy things like that, and to hopefully just fellowship and help somebody else to learn English. So don't you think that people are going to cheer you up? I don't capito. Qual è il vostro rapporto con l'inglese? Diciamo non lo parlo molto spesso, pure perché l'unica occasione di parlarlo è o a scuola o all'università e non spesso ho occasione di parlare appunto a voce, a braccio diciamo. Molto interessante. Quasi mai c'è l'occasione, anche perché appunto fino all'anno scorso, fino al liceo, comunque lo facevamo a scuola. Adesso che siamo all'università, insomma, diventa sempre di meno. Se avete altre idee originali da segnalare per apprendere in maniera divertente le lingue, scriveteci su EuroPocket TV. See you!